Il Mobile World Congress quest'anno si è focalizzato su temi ben precisi, tra cui spiccano l'interfaccia full touchscreen sui cellulari privi di tastiera fisica e lo spostarsi dell'attenzione degli addetti ai lavori sui servizi più che sui terminali. Per quanto riguarda il primo tema, anche Sony Ericsson ha dimostrato di voler essere della partita, come ci ha confermato Maurizio De Palma, direttore marketing per l'Italia. Allora, qui al Mobile World Congress noi abbiamo annunciato più che due sole novità, che sono il V995 e il concept name iDo, abbiamo presentato tutto un nuovo concetto, che è quello dell'unlimited entertainment, quindi un accesso illimitato all'intrattenimento sul telefono portatile. Due modelli che abbiamo annunciato sono il V995, che è un modello che unisce in sé una camera da 8.1 megapixel e grosse qualità video, grazie a un software anche MediaGo che permette di trasferire senza preoccuparsi di qual è il formato originale del file direttamente sul cellulare. Abbiamo risposto anche a una delle esigenze dei nostri consumatori, quelle di avere una lunga durata della batteria. Infatti con il V995 si può ascoltare musica per più di 20 ore consecutive o guardare film per più di 5 ore consecutive ad altissima qualità, e questo è veramente una delle nostre primi prodotti che impersonifica il concetto di unlimited entertainment. Il secondo, che è un concept name iDo, è un prodotto full touch con una videocamera da 12.1 megapixel che veramente in questo caso impersonifica il concetto di accedere tramite ad esempio a Playnow Arena, che è il nostro portale di intrattenimento che verrà lanciato anche in Italia, a un mondo enorme di musica. Abbiamo più di 3 milioni di musica DRM free sul nostro portale, giochi, che è un settore in espansione, suonerie, Teams e presto anche video, quindi video interi blockbuster, film per ora da Sony Pictures, ma che si potrà allargare. Ecco, direi che questi esemplificano al meglio quello che per noi è l'unlimited entertainment. Grazie. Importanti novità anche per Gigabyte Communications, che ha dato una svolta netta al registro stilistico dei suoi G-Smart. L'ultimo modello, il G-Smart S1200, è infatti più elegante, piccolo e sottile, e utilizza un'interfaccia touchscreen molto veloce e intuitiva. Gigabyte ha ottenuto questo risultato sovrapponendo all'interfaccia standard di Windows Mobile 6.1 un layer grafico basato su tecnologia Adobe Flash Lite, con ottimi risultati. Anche LG ha puntato sul touchscreen per i suoi modelli di punta, il KM900 e il GM730. Molto simili nell'interfaccia, si distinguono per la piattaforma utilizzata. Il secondo rappresenta infatti il primo terminale basato sul sistema operativo Microsoft Windows Mobile per il produttore coreano. L'interfaccia S-Class è del tutto simile a quella del KM900, anche se il fatto che rappresenti un layer grafico sovrapposto al sistema operativo della casa di Redmond ne inficia pesantemente la fluidità e l'usabilità. In ogni caso, come annunciato, l'LG GM730 sarà uno dei primi terminali su cui sarà possibile effettuare l'upgrade alla nuova versione Windows Mobile 6.5. Il giudizio è quindi da rimandare a quell'occasione. Entrambi i terminali adottano un display ad alta risoluzione pari a 800x480 pixel. Tema che non è stato trascurato in questa edizione del Mobile World Congress è anche quello della navigazione satellitare e dei servizi basati sul GPS. A questo proposito sentiamo da Cristiano Ranalletta di Navtech le principali novità. Ma qui in particolare per quanto riguarda Navtech abbiamo un'implementazione del prodotto Discover Cities, quindi diciamo la navigazione satellitare esce un po' dall'auto e diventa una navigazione per i pedoni, e quindi il prodotto Discover Cities è ad hoc, diciamo, per il pedone. Quindi fondamentalmente vengono contenute delle informazioni relative al trasporto pubblico, piuttosto che guide turistiche, piuttosto che informazioni relative a, non so, dei vicoli non percorribili con l'automobile. E qui abbiamo finalmente delle implementazioni, diciamo, dei nostri partner con vari sistemi operativi, piuttosto che vario software e diversi modelli di devices. E contestualmente poi mi piacerebbe evidenziare anche altri partner, nello specifico penso a PH Informatica, che ha sviluppato una soluzione di navigazione per auto dal punto di vista grafico assolutamente innovativa, con modelli 3D ed anche con dei principi, diciamo, di nuovi modelli di business basati sull'advertising.